Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata parleremo dei notebook FreeDOS. È davvero conveniente? Risposta è sì. Un notebook FreeDOS è un laptop costruito con componenti standard. Il computer non è dotato di sistema operativo Windows. Essendo un notebook FreeDOS, l'hardware è stato progettato per essere Linux friendly. Invece di installare il solito Windows, potrete ad esempio chiedere al rivenditore, oppure installarvelo per conto vostro, una versione di Linux. Quale distribuzione scegliere? Ce ne sono tantissime di distribuzioni di Linux. Le più note sono quella di Ubuntu, di Mint, di Fedora oppure OpenSUSE. Tutte le distribuzioni Linux hanno uno sviluppo pluriennale, sono gratuite e danno aggiornamenti automatici. Funzionano ottimamente sui notebook FreeDOS e vi permetteranno di farvi risparmiare un sostanziale importo sul costo dell'acquisto di un nuovo computer, dato che non dovrete pagare il sistema operativo, oltre a non avere tutte quelle rogne tipiche del sistema operativo Windows: firewall, antivirus, antimalware e via giù dicendo, una schiera infinita di software a protezione della macchina che vi porteranno via giri di clock, memoria, spazio su hard disk, oltre a i classici aggiornamenti di Windows che di solito saranno sempre pesanti e parecchio impegnativi, che gradualmente comporteranno una obsolescenza indotta del vostro hardware, a differenza invece del sistema Linux. Ora, se l'uso del computer che ne fate è per il web, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, posta elettronica, Usenet, FTP e qualche teleconferenza online, quindi avete necessità più che generiche, il sistema operativo Linux potrà andarvi benissimo, perché sono disponibili anche tantissimi, numerosi altri programmi che potrete installare gratuitamente dalle repository semplicemente con qualche clic. Se invece avete delle esigenze particolari, perché ad esempio fate grafica professionale e dovete far girare Photoshop, oppure programmi di impaginazione, oppure dei programmi di CAD/CAM, allora la questione è diversa e la scelta del sistema operativo sarà collegato con il software principalmente di riferimento. Quindi non è detto che vi sia conveniente l'installazione del Linux. Per questa puntata abbiamo finito. Un saluto, ciao, alla prossima.